Dopo quattro vittorie consecutive ed inattese, arriva per l'Italia ligure di campagna la prima sconfitta. Succede nell'ultimo turno eliminatorio ad opera di una Croazia padrona di casa che vince a Zagabria 8-5 di fronte a 5.000 spettatori. E così ora in classifica la squadra di Rudic scavalca gli azzurri al primo posto e accede direttamente alla semifinale. Tempesti e soci dovranno invece superare ancora i quarti contro la Germania di Hagenstam. Vantaggio azzurro con Felugo. Croazia subito dopo in vantaggio, prima minimo poi massimo, grazie soprattutto all'astro nascente Sandro Sukno, figlio dell'ex salernitano Goran. Italia sempre a rincorrere e sempre alla pari, con reti di Gallo, capocannoniere azzurro, Stefanino Luongo e Presciutti, che trasforma in gol una magia di Tempesti, il quale in meno di un secondo nega il gol a Milo Boscovic e regala l'assist al Savonese. Ma l'Italia si ferma qui dopo la seconda sirena, sul 5-5, bene in difesa, ormai esaurita in attacco. Al punto di sbagliare anche un 5 metri concesso dal turco Emeret Tulga, da oggi il più gettonato degli arbitri internazionali. Concesso perché resta in vasca l'espulso Buslie, numero 8. L'indicazione dell'israeliano Levin è chiara, una mano con tre dita, l'altra aperta palmo, totale 8. Rudic interpreta il palmo come pugno chiuso, il simbolo del 10, totale 13, e manda invece fuori Obradovic. Subito dopo Icardi si fa ipnotizzare da Pavic praticamente su un rigore in movimento. Il 3-0 dei biancorossi del terzo tempo è il segno della definitiva resa azzurra. L'Italia non va a rete da 16 minuti e 20 secondi. Secondo Campagna, alla fine, luci ed ombre. Ma guarda, la difesa è andata abbastanza bene, i primi due tempi molto molto bene, poi il terzo tempo non mi è piaciuto, abbiamo preso due gol subito in più sugli angoli corti. Che dovevamo assolutamente, se potevamo fare qualche entrata in più, però va bene, insomma, speriamo di incontrarla poi più avanti la Croazia.